Ciao a tutti amici, bentornati ad A Spasso col Drone. Oggi parliamo di una cosa molto importante, recente, ovvero... Ovvero è uscito un nuovo regolamento. Oddio, e quindi, ad esempio, lui che fine farà? Andrea, di che cosa si parla nel nuovo regolamento? Il nuovo regolamento ENAC, l'edizione numero 3 di cui si è tanto parlato in questi giorni, è uscito ufficialmente il giorno 15 novembre 2019. 2019. Perché è importante questa data? È importante in quanto la sua applicazione avverrà dopo 30 giorni appunto da quando è stato emanato. Quindi l'applicabilità di tutto quello che ci diremo durante questo video avverrà da partire dal 15 dicembre 2019. Ok. Analizziamo che cosa è cambiato. Quindi partiamo un po' anche da quelli che possono essere le cose vantaggiose. Il primo cambiamento è stata la diminuzione dell'età minima per poter conseguire un attestato di pilota di drone. Prima qual era l'età minima? Prima era 18 anni, adesso l'hanno abbassata a 16 anni. Quindi diciamo è buono per chi si vuole approcciare sin da giovane a questo fantastico mondo, quindi questa cosa ci piace. L'altra notizia che piacerà sicuramente in tanti è il fatto che è stata abolita la visita medica, quindi non sarà più obbligatoria e quindi sarà anche un piccolo risparmio per tutti gli operatori e tutti i piloti. Quindi potete andare a volare anche malati, cioè No. senza vista, non lo so. Sì, se sei cieco, non si capisce il perché, però comunque sì, hanno deciso così e noi accettiamo le scelte da parte di ENAC. Quello che non è cambiato, o meglio, è cambiato in parte, è la distinzione tra operazioni critiche e non critiche. Non è cambiata la definizione di operazioni critica e non critica, però è cambiato tutto ciò che riguarda il conseguimento di un attestato da parte del pilota. Sono cambiate davvero tante cose. Ribadiamo un po', diciamo, quelli che sono i concetti di operazione non critica, operazione critica per chi magari si approccia per la prima volta a questo mondo. Per riassumere e farla in breve, senza che vi vado a leggere esattamente quello che cita il regolamento, poi magari vi metto uno screen preciso. Le operazioni non critiche sono tutte quelle operazioni a basso rischio che vengono condotte al di fuori di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati industriali. Quindi in aperta campagna Sì, è è area non area non critica. critica, giusto per fare un piccolo esempio. Tutto ciò che invece non è non critico è critico. Ok? Ah, ok. Quindi, ad esempio, il sorvolo in un centro abitato o quant'altro diventa un'operazione critica. Che poi io ho il patentino critico, quindi dovrei Dovresti saperle. saperle queste Dovrei cose. saperle queste Dovrebbe cose. Ma le saperle. so, ti giuro che le so. L'altra cosa che non è cambiata, appunto per quanto riguarda la regolamentazione delle operazioni non critiche, è che queste operazioni devono avvenire ad almeno 150 metri appunto dalle aree congestionate ed ad almeno 50 metri dalle persone non informate appunto del sorvolo. Fatta questa premessa, iniziamo a vedere cosa cambia lato pilota. Ok. Il cambiamento principale è come si consegue questo attestato. Per le operazioni non critiche non bisognerà più recarsi presso un centro di addestramento, ma basterà semplicemente seguire un corso e un test online che avverrà direttamente su un portale dedicato dell'ENAC, che in questo caso sarà D-Flight. Quindi cosa succederà a tutte le scuole di volo? Scuole di volo, diciamo che verranno un po' ridimensionate. O meglio, si occuperanno di tutto ciò che è la parte legata al mondo critico, quindi il rilascio degli attestati per quanto riguarda i piloti che vogliono approcciarsi appunto al pilotaggio critico. Cosa invece succede per quanto riguarda le operazioni critiche? Per quanto riguarda invece le operazioni critiche, qual è l'iter? L'iter è innanzitutto aver conseguito ovviamente
l'attestato di competenza per le operazioni non critiche, quindi aver fatto il corso online e il test online. Successivamente bisognerà fare un ulteriore corso, questa volta presso un centro di addestramento, con un esame di almeno 30 domande sulla parte teorica, e poi bisognerà fare anche, diciamo, un percorso di addestramento pratico con relativo skill test insieme ad un esaminatore ENAC. L'altra differenza per quanto riguarda la parte critica rispetto a quelle che conosciamo ad oggi, abbiamo conosciuto finora, è che ci sarà un ulteriore step, si potrà effettuare un corso per il BVLOS, ovvero Behind the Visual Line of Sight. Se vogliamo fare un volo non a vista, potremo farlo se abbiamo abilitazione critica, però è un corso successivo al primo step della critica. Ok, ma fa parte della patente critica? Fa parte della patente critica, ma è un'aggiunta. Cioè, okay, uno si può fermare soltanto al primo step. Se a me non mi interessa il lato critico, quindi mi interessa per assurdo, diciamo, volare in città, però a me non mi interessa fare operazioni di BVLOS, posso anche fermarmi prima. Ok. Altrimenti c'è questa possibilità di conseguire questa ulteriore qualifica seguendo anche qui un corso sia teorico che pratico, però diciamo improntato specificatamente sul BVLOS. Vi ricordate il logbook e il giubbottino? Io mi ricordo, cioè il giubbottino personalmente non l'ho mai usato. Allora, da oggi, o meglio da quando sarà applicato questo regolamento, l'obbligo di usare il giubbottino e di compilare il logbook vale soltanto per le operazioni critiche, quindi non varrà per le operazioni non critiche. Se io ho il patentino critico ma vado a fare un'operazione non critica, devo indossare il giubbotto? No, non c'è l'obbligo. Ciò che rimane invariato è il discorso assicurativo. L'assicurazione sarà comunque sia in ogni caso obbligatoria. Anche nella parte non critica? Sì, sì, anche nella parte non critica e anche nella parte ludica ricreativa. Quindi dovrai andare a scegliere un'assicurazione consona all'utilizzo, diciamo, che ne vuoi fare con la PR. Ok, quindi sappiate che se non avete l'assicurazione per niente, non avete intenzione di farla, rischiate una sanzione assurda, oltre che penale, oltre amministrativo, quindi state volando nell'illegalità, quindi sì, attenzione a come vi comportate. Ma adesso andiamo ad analizzare quelli che sono gli aspetti più contorti e fastidiosi di questo regolamento, perché Aristide, devi sapere che purtroppo ancora una volta il regolamento lascia spazio a troppe interpretazioni. Ovvero, ci sono degli articoli che ci indicano di fare un processo, ma ce ne sono altri che richiedono l'adempimento di quello stesso articolo, ma poi alla fine non è applicabile perché, diciamo, è scritto male. Non ci stai capendo nulla. Vi do quella che è la mia personale interpretazione. Mi riservo di lasciare un beneficio del dubbio finché ENAC non ci darà delle FAQ dove andrà a rispondere a queste domande che sono sicurissimo in tantissimi si stanno facendo. La parte complicata è ciò che riguarda l'articolo 8 e l'articolo 9. Nell'articolo 8 ci dicono che gli operatori di SAP impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori proprietari di APR di massa uguale o maggiore a 250 grammi impiegati per attività ricreative hanno l'obbligo di registrarsi sul portale di Flight. I piloti di conseguenza, allo stesso modo, hanno l'obbligo di conseguire un attestato. Ok, e fin qua è tutto abbastanza chiaro. Sì. Il problema si pone con lui, col Mavic Mini, perché cosa c'è scritto qua sopra? 249 grammi. Quindi la legge in questo caso parla di maggiore di 250. Maggiore o uguale di 250. Quindi qual è la domanda che spongono tutti? Sto Mavic Mini dove lo uso? Come lo uso? Con quale regolamento? Perché andando a leggere l'articolo numero 9 delle operazioni non critiche ci va a dire che nelle operazioni non critiche sono incluse anche le operazioni ludiche. Quindi uno andrebbe a dire ok, quindi se mi sto divertendo non devo fare, diciamo, le né registrazione né attestato e rientro nelle non critiche. Il problema però è che leggendo l'articolo 9
ci dice che prima di iniziare l'operazione non critica, l'operatore deve assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 8,1, che è quello che vi ho detto prima. Quindi come faccio a assolvere un obbligo che non c'è? Che non c'è. Quindi, perché giustamente, cioè, al massimo ve lo lasciamo in descrizione il regolamento. Sì, 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 ve lo mettiamo perché... Ci date un'occhiata anche voi nel, più nel dettaglio per, insomma, commentare anche qui sotto questo video per vedere anche voi che cosa ne pensate riguardo a questo nuovo regolamento e quali sono i vostri dubbi e se noi possiamo risolverli, perché anche noi abbiamo i nostri dubbi. Tra le varie supposizioni si era detto, appunto parlando con... tra amici, anche colleghi, istruttori, ah ok, allora se non rispetta quei limiti è da considerarsi aeromodello. Andando a leggere le specifiche dell'aeromodello, non soddisfa quei requisiti, quindi un aeromodello non può essere. Che andiamo a vedere che cos'è l'aeromodello per definizione. L'aeromodello è un dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persona a bordo, e qua ci siamo, impiegato esclusivamente nell'ambito di organizzazioni legalmente riconosciute e costituite in uno Stato membro, esclusivamente per scopi ludico e sportivi, e qui ci possiamo anche essere, dove non ci siamo qua, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e o autonomo e che vola sotto il controllo visivo diretto costante dall'aeromodellista senza l'ausilio di aiuti visivi. Avendo la telecamera è già un ausilio, quindi non rientra come aeromodello. Oddio. L'unica cosa certa che vi posso dire e affermare con estrema sicurezza è che potete rendere il Mavic Mini un ex 300, quindi renderlo inoffensivo. Anche in questo regolamento è previsto che se un drone che pesa meno di 300 grammi è dotato di paraeli e ha una velocità massima non superiore a 60 km/h può essere reso, diciamo, inoffensivo. Ovvero, quindi tutte le operazioni critiche diventano non critiche. Per farla ancora più breve, se volete volare in città per scopi professionali soprattutto, vi basta semplicemente mettere i paraeliche, registrare il drone, conseguire l'attestato e siete a posto. Quindi procedete così in questo caso, perché altrimenti diventa un po' difficoltoso anche l'interpretazione dell'ente che vi vuole controllare, non sa nemmeno lui come muoversi, quindi potrebbe multarvi, potrebbe non multarvi, boh, chi lo sa. E diciamo, questo regolamento si doveva avvicinare al regolamento europeo, in molti aspetti l'ha fatto, in altri purtroppo non l'ha fatto. Ricordiamo fin quando è valido questo regolamento? Come vi ho detto all'inizio, questo regolamento entrerà in vigore a partire dal 15 dicembre 2019, però chi vuole approcciarsi e quindi conseguire un attestato seguendo questo regolamento, quindi col corso online ad esempio e test online, potrà farlo soltanto dal 1 marzo, perché il 1 marzo è la data in cui il portale di Flight sarà completato e quindi sarà possibile effettuare sia i corsi sia le registrazioni dei droni e quant'altro. E da dicembre a marzo cosa faccio? Da dicembre a marzo puoi comunque sia conseguire un attestato seguendo quella che è stata la normativa finora, quindi seguendo il regolamento edizione 2. Seguendo l'iter classico, quindi corso basico, teoria più pratica, corso critico, teoria più pratica. Ok. Allora, la domanda che tutti si pongono: mi conviene fare adesso il corso critico o aspettare appunto marzo per farlo seguendo quell'altro iter? Se sei una persona che vuole utilizzare questo drone per scopo hobbistico, sicuramente io ti dico, ti consiglio di aspettare. Se invece sei una persona che lo vuole utilizzare per scopi professionali, io ti dico corri subito in un centro addestramento e vai a farti un corso critico, perché le abilitazioni, quindi le nostre patenti ad esempio, saranno valide fino al 1 luglio 2021. E se la nostra scadenza, perché il certificato varrà sempre 5 anni, avverrà oltre quella data, i nostri attestati verranno automaticamente convertiti da parte dell'ENAC. Quindi noi, indipendentemente da ciò che ci sarà, che verrà specificato per la parte critica, noi siamo già a posto.
Ok. La nostra patente comunque sia per i prossimi 2 anni, finché non andrà poi in applicazione tutto il regolamento, sarà sempre valida. Quindi noi fisicamente, se vogliamo fare un'operazione critica, noi già da domani lo possiamo fare. Ok? Una persona che parte da zero non lo può fare seguendo questo regolamento, per tutte quelle cose che vi ho detto prima. Per ora è tutto, sicuramente andremo a fare magari un altro video non appena saranno chiariti questi dubbi. Fateci sapere magari voi che cosa ne pensate del nuovo regolamento nei commenti. Nei commenti scriveteci come voi lo interpretate, se vi piace questo regolamento, se siete rimasti delusi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina perché noi vi teniamo sempre aggiornati su tutto. Cioè tutto gratis. È tutto gratis, quindi seguiteci, ricordate di seguirci anche dove? Sui nostri social, quindi anche su Facebook e su Instagram. Se siete curiosi anche sul Mavic Mini, continuate a seguire la nostra pagina perché ci saranno degli aggiornamenti, delle prove per quanto riguarda il video, le stabilità in volo, faremo dei test di tutti i tipi. Vi ricordiamo il nostro appuntamento settimanale, ovvero venerdì, ore 14:30. Buon volo a tutti! Ciao!